Mi è arrivata questa volta anche prima del solito la box da Sofie & Toffee, quindi la apro subito e vi faccio vedere la box di questo mese. Questa è una premium box e ho notato che per le premium box usano sempre la box nera. L'hanno chiamata la box di giugno, anche se in realtà avrebbe dovuto essere la box di maggio, ma siccome queste box arrivano sempre il mese successivo, per non fare confusione, hanno diciamo rinominato le box e questa quindi è diventata la box di giugno. È una box a carattere magico, a tema più o meno Harry Potter e quindi vediamo subito cosa c'è all'interno. Oh, silicone mold maker. Sicuramente questa è una pasta per fare gli stampi. Dovrebbe essere con due componenti da mischiare assieme in rapporto 1 a 1. Vediamo. È della Padico, quindi giapponese, ed è una marca che a me personalmente piace tantissimo. Qui ci sono le istruzioni in giapponese che giustamente non capisco. Comunque vedo che ci sono un sacco di immagini, quindi probabilmente qualcosa si capisce. Magari farò un video dove creo qualcosa con questo. Ci sono appunto due prodotti da mischiare assieme. Qui c'è la palettina e siccome appunto questo componente è viola, mi aspetto che lo stampo diventi abbastanza viola. Molto interessante, non vedo l'ora di provare a fare qualche stampo. Oh, qua noto che sulla confezione ci sono altre istruzioni. Magari sì, sono le stesse, mi sembra, di questo volantino. Però dai, qualcosa si capirà. Poi qui, cos'altro c'è? Qui c'è il riassunto di cosa c'è dentro la box. Lo guarderò dopo meglio. Qui vedo una pinna da decorare, da inserirci qualcosa qui dentro. Molto bellina, olografica. Poi qui ci sono un sacco di componenti. Vediamo un po', faccio uscire tutti i componenti. Oh, quanti! Guardate quanti! Vediamo, allora, questo è un calderone delle streghe, molto bellino. Oh, questi che belli! Favolosi! Ce ne sono quattro di quattro tipi differenti, bellissimi! Non vedo l'ora di decorarli con la resina. Questo è l'ultimo, e poi ci sono questi che mi sembrano proprio a tema Harry Potter. Questo fatto così e questo da decorare con la resina, molto bellini. Poi dentro c'era anche questo che è uno stampo e penso sia uno stampo per fare un cristallino, molto particolare. Ecco qui il tema di questo mese. Poi cos'altro c'è? Oh, quanti glitter! Diciamo che hanno scelto praticamente dei colori che si adattino alle case, alle quattro case di Harry Potter. Molto belli. Questi verdi sono fantastici. Wow! Poi la resina immancabile. Ultimamente appunto ne ho sempre trovato di qualche tipo in questa box. E questa è quella classica, quella Tin Type UV Resin di Sofie & Toffee. Poi qui vedo dei pigmenti bellissimi, color bronzo. E poi qua cosa c'è che non capisco? Ah, sì, l'istruzione di come fare appunto gli stampi con il silicone. Però, boh, sono uguali, le istruzioni sono uguali alle stesse che abbiamo visto dentro la scatola prima. E poi qui, ah, degli stampi per fare delle bacchette. Si apre qui. Bellissimo questo. Guardate. Bellissimo, non vedo l'ora di usarlo.
questo deve essere il retro, penso. Ah no, è un altro, perché appunto per farlo in 3D bisogna fare due colate e poi unirle. Vediamo. Molto bello anche questo. Non vedo l'ora di usarli tutti e due. E da ultimo abbiamo dei pigmenti. Questo mi sembra un nero, silver black. Molto interessante come colore. E questo forse ce l'ho già. È un perlato. Molto bello, comunque serve sempre come colore. Come articolo premium questo mese c'era solo appunto la gomma siliconica per fare gli stampi. Una box molto interessante perché ci sono davvero un sacco di cose per creare. Come sempre adesso Sofie & Toffi dovrebbe mettere i singoli articoli sul loro sito, così potete acquistarli separatamente se non volete comprare tutta la box completa. Non appena farò uno o più video tutorial utilizzando queste cose, vi metterò i link qui sopra e in descrizione. Fatemi sapere se questa box vi piace oppure se l'avete presa. Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessun video.